Allora, buaioli, ciao a tutti e benvenuti nel secondo episodio di Turmoil dei Tizon. Ci eravamo lasciati con questo Jack che arriva qui in Methods for Magma e ci dice: buona giornata a te. Il mio nome è Jack, sono un uomo che fa per te. Se hai bisogno di macchinari per sfruttare il magma. Quindi avevamo notato che qua dentro aveva queste cose della conducibilità che servivano per passare attraverso il magma, cosa che sia molto, cioè, importante, infatti poi gas perché lo fa andare più veloce se non mi sbaglio, ma cosa ancora più importante credo che sia questa resistenza al calore perché ci permette di passare attraverso il magma e credo sia davvero importante, davvero davvero tanto. Ora, noi si è avuto fortuna nel primo episodio che non abbiamo, cioè insomma si è scansato, però io sono sincero, sapete che fo, piglio perché, ah no, l'ho bello e comprato, ma sono un grande, ho fatto benissimo, è perfetto, e siamo rimasti comunque con 40.000 dindi. Vedendo un po' le abilità, noi siamo quelli che credo si sia comprato di più. 17, vabbè, qui le cose importanti. 3, qui un monte di... No, ragazzi, penso si sia quelli messi meglio. Credo, eh. Comunque, conducibilità lo vedremo prossimamente. Adesso direi di andare a asta dei terreni. E si va nel nostro, diciamo, a scegliere il nostro coso. E io andrei qua. Farete a turno per scegliere un appezzamento di terreno da sfruttare l'anno successivo. Quando è il tuo turno, clicca su un terreno per fare un'offerta. Puoi battere l'offerta e già. Vabbè, quello è rimasto uguale. E io vorrei andare qua. Continua. No. Vedi i numeri sugli appezzamenti rilevati. In India, nuovo petrolio c'era. Più alto è il numero, maggiore la quantità di petrolio che potrebbe trovarsi nei terreni non scavati vicini. Tienilo presente quando devi decidere per quali appezzamenti fare un'offerta. Vabbè, ma questo è uguale a prima, no? Ma loro sono andati un po' così e io voglio andare accanto a questo 29, quindi torna e noi si va a rimestolargliene. Perfetto. Ovvia, vediamo il che si combina. Mettiamo il Rhabdomant. Kyle, vuoi fare dei soldi in poco tempo? Vendi in esclusiva la left o la right tank per avere... Ma ragazzi, ma è praticamente... Ok, è tipo un backup. Che cos'è 900 left? Che cosa vuol dire? Vuoi firmare un accordo in esclusiva con Left Inc. per... No, che cazzo è questo Left? Non so cosa voglia dire. Poi 900 dollari, ragazzi, dai, non... Capiamoci. No, andiamo veloce. Oh, bravo. Bravo. Io provo prima qui perché almeno... Diciamo che è più facile trovarlo. Perfetto, la lì l'ho presa. Spero. Sì, Dio buono. Però è piccina, dai, ragazzi. Che palle. Oh, ho preso anche questa, che culo. Via, subito, 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 subito. Subito, vai, corri, corri. Ora a questo qui ci si penserà, eh. Va bene? Oh. A parte da quello che vedo, alle aziende non possono trivellare. Come funziona? Cioè io da qua posso andare direttamente qui? No, che figata. Questa è una figata assurda. Davvero una figata assurda. Il problema è che... Altri rabdomanti, cavalli. Allora, qua sarebbe, credo che sia il caso di mettere un'altra trivella. Purtroppo non si può fare altrimenti. Anche questa però è piccola. Ragazzi, siamo un po' sfigati, eh. Diciamoci la verità. È la Peppa. E io direi, smettete di vendere, ragazzi. Smettete di vendere. Mettiamo un bel silo. Sì, qui ci si manda una diramazione. In qua. Sì, credendo. Io penso che sia qui. Questa pozzanghera. 9 su 10 l'azzecco. Narca. Che ciuccio. Va bene, dai, non lamentiamoci. Adesso io da questo. Io utilizzerei questo condotto. Però costa, cavolo, costa, Maremma gatta. Però costa... Perché adesso è diminuito il prezzo? Ah, forse... Cioè, tipo, se io compro il left a un determinato prezzo, praticamente mi si blocca. Però io spendo un motivo di quattrini. Vabbè, e qui ho trovato la roccia, ragazzi. Che palle. Sono proprio un disgraziato. Lo scanner non l'ho ancora comprato, eh. Ricordiamo, se ne perché è una cosa da fare. Ragazzi, mi ci vuole... Mi ci vuole attrisilo, sì. E che aumenti il prezzo del petrolio. No, mamma mia, che condizione. Ragazzi, uno lo devo mandarlo a vendere.
Mamma mia. Ma tre a vendere non ce li manda a 0,70 e ce ne lascio uno. Che cavolo. 600. 29 aprile. Ma io li manderei tutti a vendere. Però non so cosa voglia dire questo. Vuoi firmare? Proviamo. Ma che vuol dire? Purtroppo non capisco che cosa voglia dire. È grandicello questo. Questo testa buono. Io però non ho ancora capito su cosa si basa questo lefting. Ma sarà perché non ho. Cioè, non ho letto bene il che diceva l'omino di prima. E mi dispiace. Comunque è giugno. Siamo già a metà, eh. E questo va potenziato, ragazzi. Se no non ce la fa a estrarlo tutto. Qui ha fischiato come il treno di coso. E vabbè, anche lo stit. Però è un problema, eh. Porca paletta. Porca. Porca paletta. Ecco, ma come si fa ad avere così tanto sculo? Beh, certo, certamente. Comunque siamo ai 31 luglio, qui i prezzi sono davvero qualcosa di imbarazzante. Mando uno a vendere. No, aspettiamo, preferisco piuttosto qua, metto un silos così. Vediamo se c'è altro petrolio. Mando 4 a vendere, vai. Mando tutti a vendere. Tutti, tutti. Tutti e... Ragazzi. Mamma mia, che cavolo. Che cavolo. Ragazzi, ma come ci arrivo? Ah, ne ho trovato un altro. Che culo. Sperando che non ci sia la roccia anche qui. Questo che è? È gas? Ovviamente. Attenzione, ci vede il gas prima. Ah, vabbè, ma questo si sa come. Cioè, come funziona questo. Però è ottobre, ragazzi, è tardissimo. È davvero tardi, mi sa che ce lo può fare una sega. Ottobre o novembre e dicembre, è poco ragazzi, è poco poco, è davvero poco. Rischio di non farcela. Ma guardala, cioè è imbarazzante, eh. È imbarazzante e mi sa che non ce la può finire. Vabbè, dai, che palle. Che palle. Questa la dovevo far meglio. Vabbè, continuo. Continua, vabbè. Cioè, io comunque continuo a godere come un maiale perché sono quello che fa di più. A questo giro, cioè, Blanchi è andata un pochino meglio. Isabel, purella. Cioè, nel senso, non so chi è che aveva fatto peggio altre volte. Vabbè, e Joshua è un grande, un fenomeno. Benvenuti da Miv, questo è il posto ideale per bere, fare affari e giocare. Qui voglio vedere cosa vuol dire tipo Philip, puoi fare un dollaro in poco tempo? Sfidami ad alto basso. Oddio, benvenuti in alto basso, per giocare devi pagare. Sti cazzi. Quale sarà la prossima carta? Prova ad avvicinarti il più possibile e vincerai. Più bassa. Più bassa. Ma che cazzo vuol dire? E quindi? Oh no. Alla Rite Inc. Il prezzo può essere una. Ah, queste sono le offerte, ma vanno viste la prossima volta. L'anno prossimo ti posso fare uno sconto sulle salatissime multiple, per le fuoriuscite non mi interessa. E William, vorresti un basso tasso di interesse? Dammi del contante l'anno prossimo. Ridurre i tassi di interesse. Ma no, non mi interessa. Io ragazzi non lavoro alle banche. Cioè, io soldi ce l'ho di mio, ecco. Per questo sono. Oh, lo scanner, ragazzi, va comprato. Questo va comprato. Dimensioni, tanto costa poco e io lo farei. Dimensioni 2 ancora no. Che
L'ho comprato, sembra dimensioni 3. Ah, ok. Le talpe no, però la velocità è importante, la velocità. La velocità è davvero importante. Vabbè, lo vedremo nel prossimo episodio. È stato un episodio abbastanza corto, ma si è fatto, diciamo, un livello. È stato ganzo, fantastico, come sempre. Qui c'è in costruzione un'altra officina. Non so che cazzo è. Sottoterra è buio. È pieno di tesori. Anthony è quello dei diamanti. Sì. Va bene, Buhaioli. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi e commentate, mi raccomando, se no vi siete sudici. Mi raccomando. Domani c'è Samu, dopodomani Gabri, e poi ci rivedremo con me lunedì con non so che cosa, forse Watch Dogs, ma ancora non lo so, sicché lo dico un po' così per il meme. E nulla, buon fine settimana e buona Cissi!